Qui si intravedono delle luci nascoste dal cartone, si lavora ancora, qui ce ne sono altre, guarda. Ecco qui, 1, 2, 3 finestre. Voglio lavorare 13 ore, 14 ore, sabato e domenica non c'è problema, sempre. Lavorare senza sosta 7 giorni su 7, il più grande distretto dell'oro italiano, quello di Arezzo, oggi sembra un far west del lavoro, senza più diritti né regole. Quando io dico serve soldi, lui dico prossima settimana, lui frega niente. Qui adesso funziona così. Voi lavorate nelle aziende dell'oro? 10 persone. I lavoratori in nero si trovano con un semplice passaparola. Quante persone possono contattare? La metà, va bene secondo te? È difficile? Sì, sì, sì. Una volta assunti si procede con minacce ed estorsioni. Il governo è aperto dei flussi, hanno avuto un accordo di 3.000 euro. Cioè tu hai dovuto dare 3.000 euro per farti mettere in regola? Per regola, e a quel punto loro mi ha detto no, tu devi dare 4.600 euro e questi soldi non me li dai. Adesso mando a casa le persone in Bangladesh, minacciati mio papà. E con pochi soldi a disposizione è così che si vive. In questa casa ci sono 6 adulti e un bambino. Qui dorme lui, che da contratto guadagnerebbe 1.200 euro, ma sentite cosa ci racconta. Prelevavo i soldi, poi dovevo passare 400 euro al capo. Al capo? Sì. In quest'altra azienda di preziosi, nei giorni di festa, gli operai, invece di riposare, sono costretti a tagliare la carne per il capo, sul pavimento, dove alcuni di loro la notte dormono. Tre persone alla fabbrica a dormire. Tre persone, di cui 2 eravate voi. Mi fingo imprenditrice ed entro nell'azienda di questi ragazzi. Chiedo un lavoro che costerebbe almeno 1 euro a pezzo. Sentite invece a quanto mi viene offerto. Poco, con 10 centesimi non è pure 3 li fai. Quindi, anche se i padroni sono tutti del sud-est asiatico, a guadagnarci davvero sono ancora gli italiani. Lavorano soprattutto con le ditte italiane. Anche ci nominano alcuni tra i più grandi brand della moda italiana e il metodo ce lo spiega l'avvocato di questi lavoratori. Sono il committente, a me mi porti le catenine. Come tu hai fatto quelle catenine a me non interessa proprio. Sistema di scatole cinesi praticamente.